spazio, i bambini vengono una volta ogni 2 settimane a lavorare con me, che sono l'esperta di robotica, di tecnologia in generale, e facciamo attività diverse nei vari periodi dell'anno. Per esempio appunto robotica, oppure facciamo attività di tinkering, cioè costruire degli oggetti con materiali di vario tipo, e poi a questo vengono abbinate spesso attività di animazione di questi oggetti con per esempio i Little Bits, che sono dei piccoli componenti che servono per creare dei circuiti elettrici. Oppure facciamo attività di sviluppo del pensiero computazionale, che è la capacità di spezzettare un problema complesso in tanti passi più semplici per arrivare a una soluzione. Lavoriamo anche sulle app di Google Workspace, insomma tutte quelle attività legate al digitale che ci sono nella normale attività didattica. Venture è quello che prima era il nostro teatro, c'è uno spazio polifunzionale dove si svolgono diverse attività, attività di tipo teatrale, ma ad esempio anche attività come il green screen, che è uno strumento che serve per modificare gli sfondi, quindi dove i bambini possono recitare oppure parlare, avendo dietro sfondi che non sono quelli del luogo in cui si trovano realmente. E poi abbiamo uno splendido tappeto interattivo che è praticamente una proiezione sul pavimento che interagisce con un proiettore che è attaccato al soffitto, e i bambini possono fare attività sia di gioco che attività diciamo più didattiche. E inoltre, essendo proprio pensato per essere modificato a seconda delle esigenze, abbiamo tavoli che si possono aprire oppure chiudere all'occorrenza, è un maxi schermo, abbiamo insomma varie strumentazioni per fare attività di qualsiasi tipo. Secondo voi, a quelle zampettine lì, vai! Prendono il polline! Sì. In questo laboratorio le classi vengono e lavorano insieme agli insegnanti, insieme a me e alla mia collega Chiara, e sperimentano un po' di tutto, quindi è proprio un laboratorio a 360 gradi, ossia lavorano con diversi materiali, diversi strumenti e costruiscono insieme, lavorando in gruppo, le conoscenze e di qui anche le competenze. E abbiamo sperimentato con l'acqua, con l'aria, con semina, con tanti materiali, ma non solo, anche microscopi, lenti, quello che insomma il laboratorio offre per aiutare proprio i bambini a essere liberi di sperimentare, di osservare e di conoscere. Di arte è stato pensato come suddiviso in due angoli fondamentali, quello luminoso e quello della creta, due caratteristiche fondamentali per i bambini della nostra età, cioè l'idea del luminoso, della luce che crea i colori, e invece la creta, che è la manualità, che è fondamentale per i bambini e nella costruzione di manufatti. Ovviamente è un laboratorio dove ci sono anche tutta la zona del riciclo, del riutilizzare i materiali, però diciamo che la nostra struttura è proprio questa, di dare spazio a queste due caratteristiche fondamentali, il colore e la manualità attraverso l'elaborazione della creta. Può fare un gioco, può fare una prova di un gioco. Ognuno di voi dovrà andare al suo percorso e andare a mettere nella
nella scatola vicino allo stregone l'oggetto che è in mano. Questo è il nostro laboratorio di musica, un luogo che piace molto ai nostri bimbi perché sono liberi di esprimersi anche con il corpo, con gli strumenti, ed è uno spazio molto bello perché è stato arricchito negli anni, abbiamo tutto lo strumentario, abbiamo xilofoni, metallofoni e durante il periodo del lockdown sono anche stati acquistati dei glockenspiel. Nel momento in cui non era più possibile cantare, non si sono più potute fare attività di coro e la musica ha sofferto, i bimbi hanno potuto continuare a suonare rispettando le norme, perché la scuola ha regalato a ciascun bimbo un battente, per cui abbiamo potuto continuare a far musica e a sentirci più uniti. La biblioteca La Stanza dei Segreti della scuola Rodari è La Bambina che Legge, si chiama Bibi, che ci vive dentro, e appartiene a tutto il lavoro che in questi 6 anni abbiamo fatto sugli ambienti per l'apprendimento. Dovete sapere che in questa scuola non esiste, per esempio, l'aula di sostegno, perché abbiamo puntato sul fatto che i bimbi fossero il più possibile sempre tutti insieme. E la biblioteca fa parte di un gruppo di biblioteche, ogni plesso del comprensivo ha la sua biblioteca. Qual è la caratteristica? Beh, si vede subito entrando, come potete vedere. Da una parte c'è uno spazio di rilassamento e lettura, da un altro c'è uno spazio per il lavoro di gruppo, poi è possibile accedere direttamente al prestito e ai libri, a seconda dell'età e a seconda del lavoro che si fa con gli insegnanti, ed inoltre viene utilizzata anche per fare tanti, tanti lavori sulla lettura e sulla scrittura. Il nostro sogno, alla fine dell'epidemia, è quello di riuscire a riaprire anche i pomeriggi, la sera, in orari extracurricolari, proprio perché questo spazio è uno spazio di apprendimento, è uno spazio dove il libro deve vivere.